Oggi presso la sede dell'ISEE a Urbino la presentazione del volume La mobilità organizzata nelle Marche settentrionali tra 800 e primo 900. Oddo Bucci e il coordinamento editoriale di Franco Andreatini. Oddo Bucci è un nome storico della mobilità sul territorio marchigiano e non solo. Giorgio Londei è il presidente di Adriabus. Oggi viene presentato questo volume, è un pezzo di storia che viene riproposto, in molte casi scoperto, perché tante fonti documentali, foto e citazioni sono qui per la prima volta a disposizione del pubblico. Guardi, ci sono delle cose bellissime in questo volume. Le faccio un esempio. C'è un treno armato che tra Pesaro e Refano serviva per contrastare le navi austriache che bombardavano Pesaro nella prima guerra mondiale. C'è il primo collegamento in Calesse fra la Toscana attraverso il passo di Bocca Trabaria, la città d'Urbino e Pesaro. C'è la foto del primo autobus a motore a scoppio del 1908 che parte da Urbino a Pesaro. Poi c'è la storia d'Italia, c'è le prime ferrovie in Lombardia, a Roma, viene ricordata la prima ferrovia italiana che fu fatta dai Borboni. Diciamo, bisogna dirla oggettivamente come stanno, la prima ferrovia italiana è fatta dai Borboni. E poi ci sono le foto delle ferrovie storiche, insomma è una bellissima storia e ci sono delle cose bellissime. Poi io ho la soddisfazione che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha risposto a una mia lettera e ha ritenuto di menzione questo libro, questa è una cosa importante. Sarà a disposizione del pubblico dopo questa giornata, come si potrà trovare questo volume? Questo andrà nelle migliori librerie a cura dell'editore, che è il lavoro editoriale, e del professor Oddo Bucci, ma mi creda, io credo che per chi ama la storia questo libro bisogna averlo nella propria biblioteca.